Benvenuti nella cucina di Benedetta e Parodia. Oggi vi presentiamo un dolce di una divina bontà che a Putignano si chiama il salame del Papa. Iniziamo la ricetta. Cominciamo con sbriciolare i biscotti. Sbriciolarli molto fini, di modo che si impastano bene. Dopo si mette il burro. Il burro, ma quello è un po' duro. E lei dopo lo facciamo, si scioglie tra quando si mischia. Poi si mette il cacao. Due uova. Cacao, meraviglia. Due uova. Mettiamo lo zucchero. Si comincia a impastare tutto. Una volta preparato l'impasto, si mette nella carta spagnola, si avvolge e si rotola per bene, di modo che il salame del Papa diventa bello duro. Allora, poi si mette per un'ora nel freezer e poi abbiate fede. Il nostro salame del Papa, ecco che è pronto, cotto e mangiato. Fatto e mangiato. Questa ricetta vi è stata offerta da Benedetta e Parodia. Se cercate altro spirito, venite al Carnevale di Putignano.